Allora noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo portati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Come raccontano terrorizzati nella chiamata alla questura di Palermo i primi poliziotti intervenuti, il 19 luglio 1992 un'autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, Agostino Catalano, Walter Reddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Un'altra strage a 57 giorni da quella di Capaci. Quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Un'informativa dei carabinieri segnalava che si dà il dottor Borsellino per morto. Ricordo una domenica caldissima, io ero di pattuglia con altri due colleghi, in una Palermo deserta, era domenica, erano quasi tutte al mare. Noi ci trovavamo a poche centinaia di metri dalla via D'Amelio. Per due volte era stata proprio la scorta a chiedere alla prefettura di bonificare i luoghi abitualmente frequentati dal giudice, come la strada dove abitava la madre, via D'Amelio, ma nessuno fece nulla. Stavamo soccorrendo una donna che aveva forato una gomma, quando all'improvviso abbiamo sentito un boato. Un tremendo boato, fortissimo, penso si sia sentito in tutta la città. Abbiamo notato immediatamente una colonna di fumo e ci siamo diretti verso la colonna di fumo che ci ha portato in via D'Amelio. Via D'Amelio si è presentata una scena da guerra di fronte ai nostri occhi, noi non potevamo entrare nella via D'Amelio. Giovanni Falcone fu oltraggiato da vivo, Paolo Borsellino da morto, deviando da subito le indagini verso false piste, falsi pentiti, false prove. L'operazione inizia con la sparizione dell'agenda rossa. È l'inizio di un depistaggio che durerà 16 anni. L'ultima sentenza, non definitiva, è stata impugnata. Borsellino riposa nel cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo. Chiarezza non è stata ancora fatta.